Ben ritrovati. Pagine d'artista non è soltanto il titolo della nostra rubrica qui a Udinese Channel, ma è anche il titolo di una mostra che si svolge in questi giorni alla Terrazza Mare di Lignano Sabbiadoro. Una mostra che vuole evidenziare la creatività di alcuni artisti della regione Friuli Venezia Giulia, la loro partecipazione diretta al messaggio, alla cultura dell'arte e della creatività, appunto. E allora vediamoli questi artisti, li incontriamo anche in queste immagini. Flora Balzani, per esempio, che rappresenta un mondo al confine tra il reale e l'onirico. La sua pittura si fonda su un turbinio di colori e di luci che si sovrappongono offrendo effetti cromatici quasi improbabili. Nel retroterra di questa autrice vive comunque un segno figurativo, una tecnica che ci consegna tratti precisi e vivissimi. Ivano Pagotto, di cui abbiamo già parlato in queste trasmissioni, con la sua opera racconta la natura e lo fa con immediatezza e semplicità, raccolta e intima. La sua anima è tutta concentrata nel segno e nel colore quando opera i suoi squarci di Lignano, il tagliamento e la pianura della Bassa Friulana che gli appartengono in un fluire continuo del pennello. E poi c'è Maria Libardi Tamburlini, la fotografa del gruppo, che ci offre immagini della laguna di Lignano e di Marano che appare amica e suadente confidente. Al di là della strumentazione tecnica che la accompagna, il suo rapporto con Lignano e la laguna è un lungo sogno ad occhi aperti, un continuo guardare e raccogliere. Alessandra Candriella possiede una fisionomia incline all'astrattismo. La sua scelta storico-artistica, la sua sensibilità la portano definitivamente verso la sintesi estrema che supera ogni indagine realistica. Di questo si accorge anche lo staff di Vittorio Sgarbi, che spesso la coinvolge in diverse mostre e rassegne. Maria Elisa Povegliano Bulfone in questa mostra propone un'attenta osservazione della sua scultura, che è potente consapevolezza creativa, sapiente testimonianza di come l'oggetto possieda un'anima e un volume, una forza interiore e una rivelazione materica, insomma, in una sintesi mirabile tra le due entità. Giuseppina Romeo offre a questa mostra una freschezza e una vitalità uniche attraverso una rilettura del paesaggio che è studio e vibrazione, amore e partecipata affettività. Anche di Giuseppina Romeo abbiamo parlato nel corso delle trasmissioni scorse. E segno e colore nella loro armonia sottolineano una creatività attenta e sapiente della pittura e del suo profondo mistero invisibile, un po' come il pensiero. Graziella Ranieri coniuga con attenta sintesi il legno e il ferro nella logica di un recupero esistenziale della materia, quasi che essa non potesse essere dispersa ma attendesse una ricomposizione esistenziale, un recupero morale che supera una dispersione incomprensibile, perché in natura e nella vita, questo il suo messaggio, nulla si distrugge. E poi ecco Alida Puppo, che studia il mondo nella coscienza che l'arte deve superare i suoi limiti eurocentrici. Ne emergono oggetti carichi di vitalità e di richiamo all'Africa, all'Asia, come all'America Latina, luoghi di memorie incommensurabili e di civiltà antiche e ineguagliabili, talvolta irraggiungibili per la carica fantastica che possiedono. E poi Enrico Marras, che nella poliedrica rappresentazione della sua arte fatta di figurazione e di scrittura vive il suo momento maggiormente significativo con il ciclo delle finestre esistenziali, che sono soglie appunto esistenziali, luoghi dello spirito dai quali si esce e si entra con semplicità e immediatezza, porte d'accesso al suo animo. Gina Gressani ci offre un elegante connubio tra reale e immaginario, studia con profondità le tecniche pittoriche e il suo tracciato narrativo è deciso, carico di slancio, alla ricerca di un solido rapporto tra il segno e il colore
elementi fondamentali della pittura che per lei vuole dire coniugazione e solido e attento unicum. Andrea Donati richiama spesso nella sua pittura la tematica dell'albero, della pianta che cresce, si solidifica, si accende di colori estivi e si spoglia negli autunni. A mio avviso si può leggere una viva metafora dell'esistenza e del suo mutare nel tempo. L'uomo, infatti, e la donna sono così, nascono, crescono, si trasformano. Walter Bassi si è caratterizzato negli anni per una pittura che è critica sociale dei conformismi e delle abitudini borghesi consolidate. Il suo mondo di indignati ci raffigura la rabbia davanti ai mali di una società che non sa guardarsi dentro. Il suo registro linguistico è un disegno fluente e articolato nei particolari. Marina Qualizza taglia la tela e la carta con guizzi improvvisi di richiamo astratto, laddove astrazione significa sintesi di un mondo reale, ma anche tensione nervosa, movimento razionale e irrazionale, creazione materica, creazione libera, perlustrazione della superficie pittorica alla ricerca di equilibri rarefatti. Adriano Galasso, per finire, offre una pittura di tono e di equilibrio il cui fondamento paesaggistico rimane negli schemi di un reale poetico. L'osservato si sedimenta e diviene poesia visiva. La tensione del dipingere si stempera nel risultato che consegna una natura forte e decisa, luminosa e oggettiva, carica di lirismo. Insomma, se vogliamo incontrare la creatività e sentire a fondo il messaggio di essa e di questi autori, possiamo isolarci per un po' e penetrare nel silenzio della riflessione personale queste opere che appartengono un po' a tutti noi e che possono essere incontrate alla Terrazza Mare in questi giorni, con orari serali. Terrazza Mare per la direzione artistica di Ada Iuri, ore serali, ore di apertura che consentono una visita serena e motivata a questa preziosa mostra di artisti, di creativi della nostra regione. E dato che parliamo di Lignano, vorrei ricordare l'extempore di pittura Renzo Ardito a Lignano Pineta. Qui l'appuntamento è al futuro, è sabato 5, domenica 6 settembre. E ci piace parlare di questa iniziativa perché è l'edizione numero 1. Dalla spirale al mare è il tema di questa extempore. E appunto io vorrei sottolineare la valenza di questa extempore Renzo Ardito, perché è un momento culturale che Lignano propone alla fine dell'estate, quasi all'inizio dell'autunno, un momento che può coniugare veramente gli interessi di molti artisti. Quindi gli artisti creativi che ci seguono nella nostra trasmissione sono chiamati a questo appuntamento di Lignano Pineta. Vorrei anche sottolineare che anche coloro che non sono degli artisti e dei creativi possono recarsi a Lignano Pineta in questa occasione, proprio per scorgere le bellezze dell'arte coniugata a quell'altra arte meravigliosa che è la natura di Lignano, il suo mare e la sua spiaggia. Ecco, anche per oggi vi lasciamo alle altre trasmissioni di Udinese Channel e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Arrivederci.